FantaVox 2024, premio letterario per libri di fantascienza, fantasy e mondo distopico, presenta il libro Le porte della speranza, di Paul Cameron. In quanto codice non era concesso avere i privilegi di un cittadino. L'alternativa era morire all'esterno dimenticato da tutti, magari di fame o di malattia, rattrappito nel tuo stesso guscio che una volta chiamavi corpo. Le persone, dopo i disastri bellici a cui avevano assistito, avrebbero pagato qualsiasi cifra per la pace e la sopravvivenza, arrivando a sacrificare il bene più grande, la propria libertà. E lo fecero senza pensarci due volte. Il codice divenne un nome e un retaggio. La morte sarebbe diventata l'unica speranza di uscita dalle mura, quelle altissime mura che si scorgevano da ogni angolo di Dara. Uno scudo che sovrastava ogni palazzo della città, che impediva di scorgere un mondo che non esisteva più, se non nella memoria degli anziani. Non era più concesso vedere e visitare i luoghi esterni, che ormai non offrivano altro che malattie, territori avvelenati, tremende tempeste e predoni ormai abbrutiti a tal punto da sembrare veri e propri animali selvaggi. Un mondo libero, ma impregnato di morte. Un paesaggio dimenticato che aveva smesso di essere storia ed era diventato pian piano una cupa leggenda. Il libro Le porte della speranza, di Paul Cameron. Lo puoi votare sul sito newslibri.it.